Ciao a tutti, io sono Ivano Cerliani e oggi parleremo di bonus prima casa per i giovani. Durante il 2021 è stata introdotta una misura a favore dei giovani che intendono acquistare una prima casa. La misura introdotta permette di azzerare i costi per la transazione immobiliare che sono l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento riguardo questo bonus. Innanzitutto il bonus prima casa, pensato per gli under 36, è applicabile anche per le case acquistate all'asta. Con l'interpello numero 653 del 4 ottobre del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus è ottenibile sia al pagamento delle imposte per il trasferimento della proprietà che durante la stipula del mutuo. Gli atti traslativi o costitutivi ricompresi nel bonus sono quelli dell'usufrutto, dell'uso dell'abitazione e della nuda proprietà. Per accedere al bonus under 36 è necessario che siano rispettati diversi requisiti. Innanzitutto, non bisogna essere proprietari dell'immobile ad uso abitativo o avere altri diritti su altre abitazioni. L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9, quindi ville, villini, abitazioni in ville o castelli, e non deve essere, logicamente, non deve avere delle caratteristiche di lusso. La somma richiesta per il fidanzamento non deve essere superiore ai 250.000 euro e deve essere concessa dalla banca in base al protocollo d'intesa sottoscritto l'8 ottobre del 2014. Per altri chiarimenti contattatemi in privato e seguitemi sul canale YouTube. Ciao da Ivano Cerliani.